una panoramica e un repertorio immenso, sterminato, che quindi non si può esaurire in un concerto. Abbiamo cercato di renderlo, diciamo, più teatrale possibile. L'opera buffa del Settecento ed il lavoro che stanno continuando a svolgere Antonio Florio, Dinko Fabris e l'Associazione Scarlatti sull'immenso quanto purtroppo ancora dimenticato patrimonio della musica napoletana. Due anni fa è nato lo Scarlatti Lab Barocco, un laboratorio unico che unisce sperimentazione didattica ed attività concertistica e permette a giovani studenti dei conservatori del Sud di realizzare raffinati programmi di musica barocca, spesso inedita. L'ultimo lavoro, questo presentato all'Auditorium di Castel Sant'Elmo, è stato il concerto per musica, nel quale sono intervenuti anche Pino De Vittorio, Giuseppe Naviglio e, con intermezzi della cantata dei Pastori di Giambattista Basile, Peppe Barra. I ragazzi sono molto bravi, sono molto anche disponibili, è un gruppo molto allegro, molto gioioso, e io dico sempre ai giovani che lavorano con me o che studiano con me, l'unica arma per affrontare questo brutto momento, e in questo momento è proprio questo, l'arma della cultura, la spada della cultura. Per i cantanti e l'ensemble dei Turchini, ecco dunque Caresana, Provenzale, Mancini, Scarlatti, Conti, Cimarosa e Leo. Un programma che rientra in una scelta assai vasta di un genere che per secoli ha incantato platee e corti di tutta Europa e che dovrebbe di nuovo far parte del patrimonio più consapevole della città. Non dimentichiamoci mai che Napoli è stata una delle più grandi capitali del mondo nella musica, soprattutto nel Settecento. Quando, per esempio, io mi trovo a costruire un programma e magari su Napoli o su una cappella o su una situazione particolare e vedo che magari riesco a eseguirlo a Bilbao o a Città del Messico e non a Napoli, certo mi dispiace.